Cioè, gli allenamenti sono stati fatti benissimo. Hanno fatto una partita amichevole giovedì, che è stato giovedì, ieri, che è stato piacevole anche stare a guardarla per l'applicazione, per la voglia, per le geometrie. Hanno fatto veramente molto, molto, molto bene. Gli allenamenti sono andati benissimo. Come al solito, i ragazzi hanno sempre spinto al massimo. Avevamo qualche piccolo problemino, qualche acciacchi, l'abbiamo recuperati tutti, sono tutti disponibili e la formazione giocherà Plizzari, Staver, Brosco, Pellagani, Moruzzi, Squizzato, Balzania, D'Agasso, Cangiano, Tonin e Merola. Faccio l'ultima sulla squadra e poi do il compagno del microfono ai colleghi. Detto che gli acciaccati sono tutti recuperati, quindi Sì, e Bentivegna, Vergani e Piozzi, sì. Pierozzi, è tipo Balzania a Ferrara, quindi difficilmente verranno impiegati, oppure se c'è No, necessità possono. l'unico che cercherò di non rischiare, ma però è disponibile, però bisogna vedere come si mette la partita, è Pierozzi, anche perché poi abbiamo una settimana tra queste tre partite, quindi devo un po' gestirli, ma poi sia Bentivegna che lo stesso Vergani sono a disposizione, quindi voglio dire, non ci sono tipo di problema. Mister, Buonasera. buonasera. Parto un po' da alcune sollecitazioni che sono arrivate anche da colleghi che sono rimasti incuriositi anche fuori l'Abruzzo da quell'allenamento fatto tra lunedì e martedì. Se ci vuole dare una spiegazione, diciamo, ufficiale del perché si è arrivati a quel tipo di allenamento, visto che ha destato molta curiosità. Ah, intanto è un allenamento che lo puoi fare solo quando le cose vanno bene, altrimenti diventi un oggetto di scherno, che a me personalmente non mi dà fastidio essere preso in giro, anzi per me è uno stimolo. Però capisco che i giocatori, se fanno una cosa del genere, sono in una situazione di classifica non bella, lo scherno è un motivo in più di perdere la fiducia, di perdere l'autostima. E quindi questo è stato uno strumento di lavoro che ho messo dentro in questo momento perché so che l'autostima è al massimo e so che in questo momento tutti lo vedono come un qualcosa di positivo, di giusto. Ora qui starà a spiegare i motivi della percezione dello spazio oppure che il cervello vede una cosa soltanto, diventa una cosa abbastanza lunga che poi io non sono neanche bravo a spiegarvi perché bisognerebbe avere le parole scientifiche. E io non ho questa cultura scientifica, io ho solo la cultura dell'apprendimento che viene da quello che vedo, quello che può essere giusto, ma non ho delle basi scientifiche per potervi dire le cose in maniera corretta. E quindi preferisco dirvi, è una cosa che serve, l'ho vista fare la prima volta quando allenavo il Catania a un pugile, Malignaggi, andava a combattere per il titolo mondiale, mi sembra, dei superleggeri. Mi ha incuriosito, mi sono documentato e ho capito che anche nel calcio è una cosa che poteva essere fatta. Chiedo scusa, Prego, puoi prego. ripetere l'episodio dove l'hai visto, il pugile? A Catania, no, Catania, Siracusa. Sì. Io allenavo il Catania, andai a Siracusa perché Piero Tamburo, che era il fisioterapista, seguiva anche questo pugile e andai a vedere l'allenamento e vidi che usava queste bende. E poi l'abbiamo usata anche con il Catania. Poi il calcio è un mondo dove se dici una cosa è giusta a secondo di quello che tu rappresenti. Se tu sei primo, qualsiasi cosa che dici va sempre bene. Se tu non sei primo, sarai sempre considerato un asino. E quindi, ma a me essere considerato primo non mi interessa, essere considerato un asino non mi interessa. Purtroppo vivo in un ambiente in cui i miei giocatori e i miei dirigenti possono essere condizionati dal giudizio esterno e quindi è inutile che io faccia la guerra con quelli che io devo poi aiutare a crescere o ottenere dei risultati. Cerco di evitare perché tanto sono battaglie perse e quindi se alleni devi anche capire dove ti trovi e cosa puoi fare. Però il mondo del calcio è strano, è come se uno fosse condannato, no?
condannato a morte oppure all'ergastolo e magari dopo passa del tempo e questo viene riconosciuto innocente e magari lo fanno Presidente della Repubblica, no? Come è successo a Nelson Mandela, che l'avevano condannato e dopo è diventato presidente, quindi da passare dal criminale a passare. Quindi voglio dire, questo è il mondo del calcio, non il mondo del calcio, è la vita, è così. In base al contesto in cui tu vivi, le cose stanno in questo modo. Ministro, volevo sapere se è stato tema di discussione, il fatto che, nello staff, no? Il fatto che il Pescara abbia vinto queste 7 partite tutte con un gol di scarto, se c'è un significato, una lettura, se da questi numeri si può capire quella che è la strada per un ulteriore miglioramento della squadra stessa. No, noi dobbiamo, cioè, ridimmela per bene perché. Tutte le 7 vittorie del Pescara sono state con un gol di scarto. Quindi Ah, sì, ho capito. se da qui è nata un'ulteriore, insomma, discussione, un confronto con lo staff tecnico per quello che si può migliorare, immagino sul fronte offensivo per una produzione Ma voi migliore. avete visto anche bene che a volte noi abbiamo visto delle partite in cui non riuscivamo a fare delle grandi prestazioni sul possesso palla. Io penso che le ultime due vittorie, 2-1 a Ascoli e 1-0 a Ferrara, la squadra abbia dimostrato sul piano del gioco di essere padrona della situazione, di essere la squadra che ha tenuto più la palla, ha fatto più passaggi, abbiamo creato tante palle gol, abbiamo rischiato pochissimo perché ci abbiamo lavorato. Cerchiamo di lavorare nel cercare di essere più bravi a far gol, perché se tu dici a me mi basta un gol, secondo me questa è superficialità, tu non ti devi mai bastare niente. Poi se si vince per un gol va bene lo stesso, però noi dobbiamo essere bravi a cercare di alzare il nostro livello. Faccio un esempio banale, stupido, scegliete voi com'è. Ho detto ai miei ragazzi, ma io sono convinto. Camarda ha giocato sabato col Milan Futuro e hanno giocato contro Legnago e hanno perso. Legnago ora non è più ultimo, è penultimo. Lui ha giocato un tempo, poi martedì, mercoledì, quando ha giocato? Martedì ha debuttato in Champions e nel nostro campionato lui è con una squadra che è ultima. Quindi se ce la fa lui, che sicuramente si è giocato, vuol dire che il ragazzo è bravo, è meritevole ed è giusto che abbia questa possibilità di giocare in Champions, non è un demerito, questo è un merito. Se ce l'ha fatta lui, questi del Pescara che in questo momento sono primi, possono averla anche loro questa fortuna. Però loro non hanno il Pescara in Serie A che possa vincere, che possa fare la Coppa dei Campioni. Quindi loro devono cercare di arrivarci con il Pescara in Serie A. E quindi loro devono lavorare molto di più, devono avere molta più fame, devono avere molta più applicazione, devono mettere sempre molto di più rispetto agli altri. E se tu lavori in questa ottica, ti migliori. Stesso discorso noi dello staff. Se noi dello staff pensiamo perché abbiamo vinto 7 partite, pareggiate 2, che siamo bravi perché siamo primi, vuol dire che abbiamo cominciato la discesa nel baratro. Noi dobbiamo sempre cercare di andare a cercare un qualcosa di nuovo. E quindi il discorso anche della benda è stato una maniera per creare ancora uno stimolo ancora più positivo alla squadra nella ricerca di migliorare le loro abilità. Non è stata. Però, come ti ho detto, io lo so, la conoscevo da tanti anni questo strumento, ma bisogna sempre metterlo dentro nel momento in cui veramente serve, altrimenti poi no, non ha nessuna efficacia. Mister, lei di solito non parla mai della squadra avversaria dal punto di vista E non parlo tecnico. nemmeno oggi. Esatto, però do un dato, le chiedo se è preoccupante, se la fa riflettere, se non deve permettere di abbassare la tensione. La Lucchese non ha mai vinto in casa, il Pescara ha sempre vinto in trasferta. Tu mi fai un discorso che da giornalista lo capisco perché dal tuo punto di vista è un discorso giusto, ma io come allenatore, se vado a vedere queste cose. E allora c'ho anche i gattinieri fuori qua, fuori dell'albergo c'ho i gattinieri, che invece per me sono una fortuna perché l'ultima volta che ho avuto i gattinieri con il Palermo siamo andati in Serie B, quindi appena l'ho visto ho detto guarda i miei amici, anche questa volta andrà così nel giorno della presentazione in cui
avevamo un giorno abbastanza critico perché il direttore si era dimesso. Quindi ti puoi immaginare, dal tuo punto di vista ti capisco, ma io sono cose che non ci ragiono. Io devo andare a ragionare sulle cose che posso fare alla mia squadra. Se penso a queste cose qui, allora metto il piede destro, il piede sinistro, faccio le corna, allora vuol dire legare la vita solamente a delle casualità. Poi è bello anche avere le superstizioni, perché è un modo di Una bandiera esprimere. No, è olandese bello perché, per esempio, gente come del dato sud, statistico. la gente del sud è molto superstiziosa, quindi è una cosa molto radicata. Io lo faccio se so che poi dopo mi posso fare due risate con quelli che sono con me, allora faccio finta di essere superstizioso. Però non, parlando professionalmente proprio, non mi interessa, ma non perché non mi dice niente. Io devo stare attento alla partita, ma non perché la Lucchese non ha mai vinto e noi invece abbiamo sempre vinto. Mi deve servire perché ogni partita ha una storia. Ogni partita, quando l'hai giocata, sai se è stata facile, se è stata difficile, se è stata abbordabile, se è stata tosta, quali sono gli episodi che poi determinano le vittorie oppure le sconfitte. Noi bisogna pensare al contenuto della gara. Se pensiamo al folklore, allora che ti voglio dire? No, no, non fa parte di questo Pescara, altrimenti non saremmo lì. Un mese fa, se non erro, ha fatto debuttare in questa stagione da titolare Davide Merola all'Adriatico. Più o meno credo sia passato un mese. Da quel Davide Merola a questo Davide Merola, quanto miglioramento c'è stato dal punto Molto, di vista fisico? molto perché lui ha preso più continuità durante la partita. Infatti anche quando è entrato a Ferrara ha dimostrato di essere già dentro la partita perché in fase di non possesso lui è stato utile alla squadra perché poi quando ha la palla Merola può essere sempre utile sia che sta bene che sta male. Ha sempre un colpo geniale che può mettere un compagno oppure lui può creare difficoltà agli avversari, ma può mettere sempre un compagno in condizione di far gol. In fase di non possesso doveva migliorare e il ragazzo ha fatto passi da gigante da questo punto di vista. Veramente bravo. No, mister, viste le sue origini, lei vive questa gara con la Lucchese come una sorta di derby, ha avuto degli scherzi in passato, è una situazione tranquilla, ha qualche episodio da rivangare dal passato, non lo so. Niente, niente. L'unica cosa è che vado vicino casa, quindi vado vicino alla mia gente, vado vicino alle mie radici, quindi mi fa piacere, ma quando sarò lì penserò solamente al Pescara, penserò solamente a tutte queste cose, poi non mi posso neanche fermare perché dobbiamo subito ritornare indietro perché ci abbiamo la partita di mercoledì, quindi vedrò sicuramente tanti amici che mi vengono a trovare, mi veniranno ad abbracciare, a darmi il loro affetto. E vedrò le persone mie più care, i miei familiari. Non parla della Lucchese, ok, ma sulla situazione del campo, lo stadio è un catino e il campo raramente in buone condizioni al Portarisa, da quello che io ricordo. Sarà anche questo un fattore, può esserlo, la squadra dovrà adattarsi anche a questo? Questo è un altro discorso, qui non è parlare di Lucchese, è parlare su un terreno di gioco che può sicuramente falsare determinate giocate. Quindi sarà da essere bravi a capire che certe giocate non si possono fare perché diventano rischiose, più se il campo è molto pesante, molto, come dire, se ci dobbiamo giocare in un pantano non è che possiamo giocare a fare il fraseggio, insomma, cercheremo delle soluzioni diverse, bisogna essere intelligenti, ma c'è per tutte e due le squadre. Quindi l'importante è essere mentalmente pronti a sapere quello che ti capita. Mister, faccio le ultime due, visto che ci sono altri colleghi, e ho due curiosità, no? Una ancora su un paio di giocatori del Pescara, perché volevo capire effettivamente quanta autonomia aveva Edoardo Vergani, visto che dopo il colpo, se non erro all'inizio, che ha preso contro la SPAL, Sì, si è sempre allenato a parte, adesso non so oggi la rifinitura, ma si è l'ha fatta sempre con noi. Se perfetto. Quanta autonomia potrebbe avere dal punto di vista io strettamente volessi far fisico? giocare, può giocare un'ora e mezza per gara. Ah, ok, quindi è, diciamo, completamente Sia recuperato. lui come Ventivegna. L'unico che ti ho detto, Pierozzi, ok. potrebbe giocare anche Pierozzi dall'inizio, ma siccome questo ragazzo, quando è successo anche con la SPAL, quando è uscito, che ha avuto questo piccolo
risentimento, sì, la spalla, scusate, la Ternana, quando è uscito, che ha avuto questo piccolo risentimento. Poi la cosa, pur non essendoci niente di grave, però è andata, ci ha rimesso un pochino prima di ritrovare la condizione, e quindi con lui andrei più cauto solo per questo motivo, altrimenti lo potrei far giocare. Ok, e l'altra perché poco fa c'è stato l'ultimo saluto a Vincenzo Marinelli, quindi non so se vogliamo andare con un Sì, messaggio. io più di fare le condoglianze alla famiglia non credo che possa dire. Io ho avuto la fortuna che questo signore, prima di andarsene, proprio un mese fa, si è fatto accompagnare lì dove ci alleniamo, a Silvi, e non è sceso neanche di macchina perché non stava tanto bene. Si è fatto accompagnare e mi ha fatto tantissimi complimenti. E è stato simpatico perché mi ha detto: "Guardi, mister, a me del gioco non me ne interessa, mi interessa che vincete. Pescara deve vincere." Io ho detto: "Presidente, ma non è così, il percorso conta. Lascia stare, vinciamo, che poi il gioco." E quindi dai, è stato molto simpatico nel dire queste cose. Il fatto che, essendo in condizioni di salute no, non buone, perché poi se n'è andato, abbia voluto venire a conoscermi e a darmi il suo saluto, a darmi il suo sostegno, anzi, mi aveva anche invitato, appena si sarebbe ripreso, che avremmo fatto una cena, e quindi mi dispiace che questa cena non sia avvenuta, però ecco, le condoglianze che la famiglia è giusto dare, e mando a questo signore che stasera è andato oltre l'orizzonte, gli mando un caloroso abbraccio, perché a questo orizzonte lui possa trovare altri scenari come il suo Pescara che gli possono dare questa soddisfazione. E però mi auguro anche, da credente, che lui ci possa vedere e possa gioire anche dal di là delle nostre soddisfazioni, delle nostre vittorie. Pierozzi, convocato, viene a Lucca. Chi? Pierozzi, lo Sì, portate a Lucca. tutti, tutti.